Ditemi se volete altri video dove faccio le unghie insieme a voi. Fingiamo che i miei capelli siano carini. Ma buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Gaia, questo è il mio canale. Quello che sentite sottofondo è il ventilatore, perché fanno 40 gradi all'ombra e quindi ho bisogno di aria fresca. Oggi sono qui in studio per dirvi una cosa. So che non avrei mai pensato di dirvelo, però ho deciso di fare le unghie semplici. Al momento sono così, sono un po', diciamo, disastrate in questo preciso momento, però adesso le andrò a sistemare e ho deciso di farle appunto più semplici. Non vi spoilerò nulla, ma adesso passo passo vi faccio vedere qual è la mia idea. Non odiatemi, però avevo bisogno di ritornare al semplice, semplice. Quindi adesso iniziamo insieme, non vi spoilerò nulla. Ovviamente non vi ho chiesto i consigli perché sapevo che sarebbe stato inutile, perché già avevo deciso come farle. Devo dire che le unghie dello scorso mese sì mi sono piaciute, che poi non è neanche passato proprio un mese, però sì, mi sono piaciute, però mi sono un po' stufate di già. Infatti avevo già intenzione di rifarle, questo perché magari c'era quel dettagliino che non mi piaceva, quella cosa che mi infastidiva, quindi le guardavo, poi il mignolo che ovviamente è mezzo disastrato. Adesso vedrò cosa fare con questo mignolo, penso di non farci nulla neanche questo mese, però adesso vediamo. Mi metto con il fornetto, una Live, la fresa elettrica che magari vi posso lasciare in descrizione, la mia amata, e vediamo cosa fare. Ci ho messo un sacco di tempo, però ho tolto lo smalto da tutte, sono tutte rovinate, quindi ora mi metto con il gel, ci metto 50 anni, ma le faccio per bene. Come avrete potuto notare, ho cambiato forma. Allora, il medio si è staccato, in realtà l'ho staccato io di proposito perché si stava spezzando, quindi ho tolto la parte che avevo messo con la tip. Poi le altre sono tutte un po' danneggiate, un po' a solchi. Adesso le vado a riprendere. L'indice è proprio brutto, quindi manco lo faccio vedere. E qua c'è il pollice. Ovviamente inizio prima con il deidratante e con il primer. Quindi metto il deidratante su tutte le unghie. Deidratante, vabbè, già lo sapete. Inutile che ve lo dico, deidratante di Wycon, primer di Mesaud. Entrambi si asciugano all'aria. Ho voluto rifare la forma a punta, raga, perché mi mancava troppo, davvero troppo. Cioè, io ho anche pochissimo tempo. Vada di primer. Al momento lo metto solo nella mano sinistra perché inizio da questa. Ho preso anche le cartine per dopo perché devo rifare il medio. Inizio con la base della Modelions, un brand con cui avevo collaborato tempo fa, e la vado a stendere su tutta la lunghezza partendo ovviamente dalla ricrescita. Ho finito la prima mano, cioè ovviamente dico di fare la base, e adesso passo alla seconda. E per la seconda userò appunto la cartina già messa nel medio per ricostruire l'unghia. Quindi vado a mettere il primer che poco fa non avevo messo. Stendo uno strato sempre della base gel. Potevo anche metterla dopo la cartina, non so perché l'ho messa prima. Adesso finalmente passo al colore. Mia madre mi ha preso questo nuovo smalto che si chiama il 67 della Rebecca. In teoria è tipo un verde bottiglia, una cosa del genere. E adesso lo vado a passare su tutte le nails. Già con una passata sono abbastanza, diciamo, scure, però ne voglio fare un'altra perché un po' trasparentine ancora sono rimaste. Sorridiamo quando ti arrabbi, è una faccia dolcissima. Le finisco e vi faccio vedere. Siete pronti? Non siete pronti? È il giorno dopo. Sto squalando dal caldo, proprio si sto sciogliendo e vi faccio vedere le nails. E voilà! Fatto il mignolino alla fine, tipo pure un po' colorato. Il video sarà durato pochissimo perché c'era poco da mostrare. Però vi giuro quanto cavolo mi erano mancate le unghie a punta. Cioè, vi giuro, mi sento molto più me stessa con queste unghie, raga, mi dispiace, per quanto voi possiate amare le unghie rettangolari, d'ora in poi si ritorna alle origini e nessuno mi impedirà di farlo. Le amo tantissimo, il colore mi piace perché è scuro, mi piace perché sembro una strega, proprio sembro una strega, sembro tipo uno di quegli uccellacci cattivi con gli artigli messi così, no? E tutto ciò mi piace molto. E
davvero, secondo me sono stupende. Scusate se non vi ho chiesto i consigli, però appunto già sapevo come farle. Dal prossimo mese, tranquilli, continuerò a chiedervi consigli passo per passo su come le devo fare, però la forma la scelgo, la sceglie mamma la forma, ok? La scelgo io. Mi piacciono tantissimo. Vi giuro, sono innamorata, le guardo tutto il tempo, sto così le guardo. Sono semplici, sono tutte di un colore, però ve l'ho detto, il mio semplice non è il semplice di una persona normale, cioè questo qua è il mio semplice, ok? Avete capito la situazione. E nulla, ditemi se vi sono piaciute lo stesso, se secondo voi mi stanno meglio le forme a punta oppure rettangolari, però sappiate che io farò quelle a punta. E ditemi se volete altri video dove faccio le unghie insieme a voi e noi ci vediamo al prossimo video. Andiamo!